Buongiorno a tutti, pace e bene. Oggi è il 31 di maggio, l'ultimo giorno del mese di maggio, l'ultimo giorno dedicato alla Madonnina nostra e la vogliamo ringraziare questa mattina per questo lungo mese che abbiamo vissuto in sua compagnia. Ma la compagnia di Maria non cessa, non finisce con quest'ultimo giorno di maggio. La mamma è sempre con noi. Ci guarda con gli occhi materni e ci guida con il suo amore materno. La conoscete la storia delle due sedie vuote? Non la conoscete? E ve la racconto io. Un anziano uomo si era ammalato ormai gravemente e quindi era in attesa di lasciare questa vita terrena. Un giorno il parroco andò a casa per trovarlo, per dargli i conforti religiosi, per portargli la Santa Eucaristia. Parentesi, è importante portare la comunione agli ammalati. E allora, entrando nella sua camera da letto, si accorse che, sistemate di fronte al letto, c'erano due sedie vuote e chiese: «Come mai queste sedie vuote, Carlo?» E Carlo, con un fil di voce, rispose: «Mi hanno insegnato che la preghiera è parlare con Gesù e la Madonna. Fino a poco tempo fa per me era difficile pregare, ma quando mi hanno detto questo, ho pensato di parlare con Gesù e con Maria e li ho sempre immaginati seduti di fronte a me. E allora ho messo queste sedie e su queste sedie, vede, lì c'è Gesù e lì c'è la Madonna e io parlo con Gesù e con la Madonna». Il parroco lo confessò, gli diede la comunione e lo lasciò. Dopo due settimane la figlia andò in canonica per dire che il padre era morto. «Ho trovato mio padre morto, seduto con la testa appoggiata su una sedia». E il parroco ricordò che quella era la sedia dove era seduta la Madonna. E Carlo era morto sulle gambe della Madonna. Qual è la morale di questa storia? Tutti possiamo parlare con Gesù e Maria. Tutti possiamo affidarci a Gesù e Maria. E Gesù e Maria sono lì con noi. E la mamma non smetterà mai di essere mamma, la mamma celeste. E lei ci accoglierà in paradiso. Pregate sempre per ogni cosa, parlate per ogni cosa a Gesù e Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E in questo ultimo giorno del mese di maggio diciamo: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io oggi pomeriggio sarò a San Giovanni in Fiore, nella chiesa San Domenico, alle 18 per la Santa Messa e la presentazione del libro Le Vie di Maria. Tutti gli amici di quella zona vi aspetto, vi mando un bacio. Vi segnalo due date: l'11 giugno a Bagnara, Calabra, e il 12 giugno alle 18:30 nella libreria Paoline di Messina, via Garibaldi 59, vicino al Duomo. Vi voglio bene. Evviva Maria!